Eccellenza! L'ho convocata e mi dolgo tantissimo di questo in realtà. Ecco, dicevo, l'ho convocata per una questione che la riguarda. Mi dispiace molto averla distolta dal suo alto incarico. Oh, commissario, si figuri. Ah, semmai dispiace a me perché, sa, ho poco tempo da dedicarle. Ma mi dica, commissario, dica, dica. Ecco, eccellenza, si tratta di questo, una donna, una giovane donna, una minorenne in realtà, sì, una minorenne, il punto è questo, orfana, rimasta in tutela di uno zio, un pregiudicato, un uomo capace di tutto. Ebbene, questa donna accusa lo zio di avere, diciamo così, profittato di lei, e non solo per il suo piacere, ma anche per il piacere di altri, la solita storia, insomma, l'ha costretta alla prostituzione. Sì, una prostituzione, diciamo, di un certo livello, di un certo giro, una specie di servizio a domicilio che si svolgeva per tramiti che lei, la ragazza, ignora, o almeno dice di ignorare. E lo zio di volta in volta le dava un indirizzo, una parola d'ordine, ma che fosse lui proprio a tenere tutti i fili dell'organizzazione non pare, perché si trattava di un'organizzazione, sa, vera e propria. Tant'è vero che la ragazza più di una volta si è trovata ad incontrarsi con altre dello stesso mestiere, dico, dello stesso giro. E tutte avevano avuto dalla persona che le sfruttava, madre o marito o amico, un indirizzo e una parola d'ordine, come lei sa. Ragazze giovanissime, giovanissime. Abbiamo qui qualche nome. Che turpitudine, commissario. Sì, appunto, eccellenza, turpitudine, infatti. Ora, lei, eccellenza, capisce. Sono fatti che nella nostra società, in una città come questa, accadono frequentemente e direi pure che sono inevitabili. Ma quando arrivano qui, dico qui sul mio tavolo, nero su bianco. Sì, capisco, capisco. Ma io? Lei? Lei, evidentemente, eccellenza, si domanda perché ci siamo permessi di disturbarla, di rubarle del tempo prezioso, non soltanto per lei, ma mi permetto di dirlo senza ombra di adulazione, per noi tutti. Per la cosa pubblica. Ma per carità, io non sono che una ruota del meccanismo, anche se non l'ultima ruota. Indegnamente, ben inteso, indegnamente, mi consenta la parola, indegnamente. No, 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 eccellenza, consenta a me di non essere d'accordo, eccellenza. Degnamente, va bene, sì. La ringrazio, ma io non capisco questa mia convocazione. Ecco, passo senz'altro al fatto, eccellenza, che mi creda, per me è, come posso dire, imbarazzante, sì, mortificante chiamare lei qui. Guardi, mi creda, sarei venuto io, ma ho pensato, avrei dato nell'occhio. Si sa come basta niente ad acuire la più maligna e malsana curiosità. Giornalisti, avversari, compagni di partito. Ma non me ne parli! Dei compagni di partito, soprattutto, non me ne parli. E lo so, e dunque, ecco, chiamare lei qui per domandarle se ha mai avuto a che fare con questa. Con questa ragazza, insomma. Ah? Si chiama Angela Giuffredi. Giuffredi, dice. Giuffredi, Giuffredi. No, no, non mi pare. Ma sa, devo confessarle che la mia memoria non è più quella di una volta. Ma posso accertarmi subito, però. Sì, se mi consente una telefonata alla mia segretaria particolare. A meno che, si capisce, non si tratti di una pratica, diciamo così, ufficiale, no? E non di una raccomandazione, di una supplica. No, eccellenza, forse io mi sono espresso male, anzi, senz'altro mi sono espresso male. La ragazza dice di avere avuto rapporti con lei, intimi, con me, eh sì,
Purtroppo noi, e io personalmente, poi teniamo la dichiarazione della ragazza per quello che vale, un equivoco nel migliore dei casi, un errore di persona, ecco. Oppure una speculazione montata da avversari, da amici. Però la cosa qui dentro, almeno in queste carte, vede, eccellenza, un certo corso lo deve avere e mi creda, prima si sgonfia, meglio è. Ma è inaudito, inaudito. Sì, commissario, facciamola sgonfiare. Rapporti intimi con me, 17 anni. Sì, condivido, eccellenza, la sua indignazione, ma sa, non posso in nessun modo risparmiarle questo momento, mi rendo conto, fastidioso, penoso, nauseante. Però, vede, sono dichiarazioni di una minorenne, no? Di una ragazza di 17 anni. Nella nostra legge, non soltanto nella nostra, il minorenne, lei, eccellenza, può insegnarmelo, è sacro. Cosa? Dico, il minorenne è sacro, no? Cosa ha detto prima? 17 anni, ha detto. Sì, eccellenza, 17. 17. E si chiama? Angela Giuffredi, gliel'ho detto prima. Guardi, nata a Castelrosso il 19 maggio del 1959, qui residente al numero 74 di via Pisacane. Guardi, eccellenza, se permette, le faccio ascoltare la sua dichiarazione, così come la ragazza appunto l'ha fatta a me. Perché a riassumerla con parole mie mi troverei un po' a disagio, ecco. Mi creda, è una tale fantasia così morbosa. 17 anni. Sì, capito, eccellenza, 17 anni. No, prego, prego, prego. Poiché ci siamo, beviamo il calice fino alla feccia. Sì, fino alla feccia, dice bene, eccellenza. Dunque, ascolti, ascolti la dichiarazione della ragazza. Mio zio mi diede, come le altre volte, un pezzo di carta su cui era scritto un indirizzo. Ma stavolta era di una contrada di campagna. E io dovevo farmi lasciare dall'autista dopo aver attraversato un ponte e vicino ad una villa che mi descrisse dal cancello in ferro con la dicitura Villa Isabella. Da questo cancello dovevo fare non più di 100 metri e ne avrei trovato un altro più bello, antico, al quale dovevo suonare. Per il ritorno, l'indomani mattina presto, sarei dovuta andare a piedi fino al ponte e avrei trovato lui, mio zio, ad aspettarmi in macchina. Scesi a Villa Isabella, feci 100 metri, suonai ed il cancello si aprì con uno scatto. Lo richiusi e mi avviai. C'era un bellissimo viale e in fondo una grande casa dipinta a fiori e donne di quelle belle case antiche. La porta era socchiusa. Entrai. C'era un signore che mi aspettava in un gran salone pieno di quadri e statue. Lo riconobbi perché tante volte avevo visto la sua fotografia sul giornale. E poi mio zio mi aveva detto che si trattava di una persona importante. Mi fece sedere, mi offrì del cognac e lo bevvi subito perché in queste circostanze il bere avevo provato, mi dava un certo stordimento, non mi faceva pensare. Sua Eccellenza me ne versò dell'altro per un paio di volte ancora e intanto mi domandava se andavo a messa, se mi confessavo, se non avessi mai pensato a farmi monaca. Io risposi che a messa qualche volta ci andavo, ma che di confessarmi non era il caso. L'ultima volta mi ero confessata quando facevo la prima media. In quanto a farmi monaca, sì, ci pensavo. Era una vita che mi attirava da quando mia madre era morta. Sua Eccellenza lodò la mia disposizione alla vita monacale e mi esortò a pensarci sul serio.
mi domandò quanti anni avessi. Io, per come mio zio mi aveva raccomandato, dissi che ne avevo 14. Tiravo invece per i 17. Poi Sua Eccellenza mi accompagnò al primo piano. Mi indicò una camera. Mi disse che sul letto avrei trovato un vestito e che dovevo spogliarmi completamente e mettere quel vestito. Era un vestito da monaca! Mi pareva una cosa incredibile, una cosa da sogno. Di persone strambe ne avevo conosciute, ma Sua Eccellenza le passava tutte. Mi vestii da monaca. Nuda nuda dentro quelle vesti mi ci perdevo. Mi venne persino da ridere. Poi uscii dalla camera e trovai Sua Eccellenza che mi aspettava al piede della scala. Ebbi un colpo di paura, quasi non lo riconoscevo più. Era vestito da vescovo. È pazzo, pensai, pazzo da manicomio. E chissà come andava a finire questa volta. Scesi le scale appoggiandomi alla ringhiera, perché mi sentivo le ginocchia molli. Quando gli arrivai davanti, Sua Eccellenza mi porse la mano. Aveva al dito un anello con una grossa pietra. Io lo baciai, ricordandomi del giorno della cresima. Sua Eccellenza alzò poi la mano a benedirmi e io scoppiai a piangere. «Bene», disse Sua Eccellenza, «bene, piccola peccatrice, piccola adorabile peccatrice». Mi abbracciò, mi strinse e stringendomi mi portò verso il sofà. Incredibile, incredibile. Sì, eccellenza, è quello che dico anch'io. Le risparmio e mi risparmio il resto, a meno che lei non voglia... Ma per carità! Una sozzura simile. Si capisce, eccellenza? Dio mio, che abisso è la natura umana, vero, eccellenza? Di quali infamie, poi, è capace l'uomo nell'ambizione, nella lotta per il potere, nella vendetta? Ma sì, sì, lei coglie, nel giusto coglie, ma altro non può essere che una macchinazione. Tuttavia, per noi, per me, ecco, si pongono dei problemi. Eccellenza, a maggior ragione se ci troviamo di fronte al tentativo di montare uno scandalo da parte di avversari o di amici. Ecco, mi ascolti, eccellenza, il primo problema è questo. La ragazza ha fatto una descrizione minuziosa, più minuziosa di quanto abbia detto qui, dell'interno della sua villa. Ed ecco il problema che dobbiamo qui risolvere, tra lei e me, no? Se si capisce, no? Ecco, a lei, eccellenza, pare che la descrizione corrisponda alla realtà? Corrisponde? Ah. E dunque, come farebbe la ragazza a dare una descrizione così precisa? Ma mio caro amico, nella mia villa, specialmente in periodo elettorale, le persone vengono a centinaia, a migliaia, nelle camere da letto. Anche nelle camere da letto, è la casa di un uomo politico, non ha segreti, purtroppo. La ragazza sarà venuta accompagnata da qualcuno, da un suo parente, da una sua vicina di casa, sarà venuta magari da sola, sa, a curiosare. Ecco, bisognerebbe trovare questo anello, eccellenza. Cioè, una persona che dica che questa ragazza è venuta da lei assieme a una vicina o un parente, o che è venuta, non so, per offrire uova in vendita, ecco, per domandare un sussidio, eccellenza, e che si è messa a girare per la casa dietro alla cameriera, dietro alla cuoca. Va bene, commissario, troveremo questo anello. No, non ne dubito, eccellenza. Ancora una piccola cosa. In questa sua villa, per caso, come può succedere in una casa grande e antica come la sua, intendiamoci, eccellenza, si trovano per caso degli indumenti, delle vesti monacali?
Vescovili, dice. Può darsi, sì, può darsi. Mio zio, il vescovo di Montalmo, di felice memoria, veniva quasi ogni estate a villeggiare da noi. Ma di vescovi e cardinali nella mia famiglia ce ne sono stati una ventina. Beh, poi non parliamo delle monache, Una vita specchiata, tutta casa, governo e chiesa. Ecco, eccellenza, io la pregherei di accertarsi se questi indumenti ci sono. E se ci sono... Sua eccellenza entrò di furia nell'atrio dell'albergo reale, dove teneva un appartamento, e si diresse al banco del portiere. Non ci veniva da un paio di giorni, e perciò il portiere lo salutò con un largo sorriso e un «Benvenuto, eccellenza! Benvenuto un corno! Tu sei un mascalzone!» «Io? E perché, eccellenza?» Quanti anni aveva quella Angela, quella che mi hai mandato 2 mesi fa? 14, eccellenza. Mascalzone! Ne aveva 17!